Ciao.
Si dice da solo di essere umile, non lo è, però parlando adesso seriamente, sì, le persone sono i canali un po' più piccoli o di
cosa è una cosa che ho notato anche con artisti stranieri, che gli artisti, gli YouTubers o gli artisti ASMR italiani non nominano un altro canale a meno che non sia più grosso, ma sia più piccolo fanno tanta fatica a nominarti perché non so che paura abbiano, hai paura che tutti i tuoi iscritti ti lasciano, tolgano l'iscrizione e vadano sull'altro canale. Invece in altri contesti gli stranieri sono molto più condivisi, anche YouTube stesso ti dice che le collaborazioni aiutano. Sia, essendo una collaborazione aiutano te e l'altro, insomma c'è un dare e avere, perché se no non sarebbe una collaborazione, sarebbe uno sfruttamento. E tante volte ho visto canali giganti con stranieri collaborare con canali minuscoli, perché in realtà anche quei piccoli follower, quei pochissimi follower che ha quella persona, potrebbero conoscere il tuo canale, e viceversa, non c'è egoistico di tu hai pochissimi follower, io con te non collaboro, io non ti cito neanche per sbaglio, perché non ti faccio pubblicità, perché se no guadagni tu tutta la pubblicità e io non ho niente in cambio. Io non guardo quanti follower ha un canale, io guardo se quando mi chiede la collaborazione mi piace la proposta che mi fa, cioè se è un video che dico cavolo, bell'idea, lo faccio volentieri, quindi non sto a guardare se ci guadagno, se non ci guadagno, io guardo il contenuto. Se mi fa fare un bel video che magari piace solo a me, dopo faccio due visual, non mi interessa, io guardo il contenuto, anche come si pone una persona, perché a volte ti chiedono la collaborazione e poi ti dicono: ah, non so che video fare. Grazie, mi hai chiesto la collaborazione tu, dimmi almeno una piccola idea, qualcosa, cioè avrei avuto un'idea, perché me l'hai chiesta? Cioè, capito? Un conto è così che dici: ok, ma se io non ho idee, tu hai avuto l'idea di collaborare con me, almeno mettici un'idea di video, cioè, capito? Se invece alcuni arrivano e dicono: no, bellissimo, posso collaborare con te, facciamo questo video. Infatti io, prima di chiedere la collaborazione con qualcuno, tra l'altro se hai visto, se mi segui, sai che io ho fatto collaborazioni sia con canali minuscoli che con canali un po' più grossi, perché quel periodo che facevo dire fare baciare, che comunque riprenderò perché ho ancora in cantiere dei video fatti con un artista ASMR e volevo farli uscire, però adesso devo un attimo, perché da un po' che non lo faccio, quindi ho perso un po' il giro, però quelli lì voglio farli uscire perché erano super divertenti. Quelli lì preparavo tutta la storia, un po' l'idea, diciamo lo scheletro della storia, e poi chiedevo alla persona, l'artista ASMR: guarda, facciamo una puntata di, ho già l'idea del personaggio, oppure si decideva insieme in base a cosa aveva a casa a disposizione, perché non è che posso chiederti fai questo personaggio e dopo deve comprarsi tutte le cose. Allora guardavamo un po' l'armadio della persona e vedevamo che personaggio poteva fare, c'è chi aveva delle cose da truzza, c'è chi aveva delle cose vampiresche, per esempio. Io guardo il personaggio e poi mi faccio un'idea e dico, però comunque l'idea era quello di dire fare baciare, non è che chiedo collaborazioni a caso. Quella cosa che il canale grosso non nomina, oppure nomina questa persona solo se, e non si sa cosa ci deve guadagnare, se c'è un guadagno dietro, un po' egoistica come cosa, lo so che deve essere una collaborazione, quindi giustamente ci devono guadagnare entrambi, però dal mio punto di vista il guadagno non è tanto follower e visual, è l'idea del video, più è originale, più dico bello, oppure più mi appassiona l'idea, anche può essere anche un semplice tu fai questi trigger, io faccio questi trigger, non è che deve essere per forza una cosa straordinaria. Però ho capito già che come si presenta, che mi dice questo è il contenuto che andremo a fare. Io anche se ha
Onestamente ti dico che io non metto dislike
vi lascio il